Chiara Rubiani, presidente di Federconsumatori. State seguendo questa vicenda delle maxi bollette extra che sono arrivate a cittadini ma anche a piccole imprese. C'è un primo riscontro da parte del comune. Il sindaco Alessandro Ghinelli ha chiesto la convocazione di un'assemblea straordinaria. È un segnale, ma insomma poi va trovata una soluzione. Assolutamente, bisogna trovare una soluzione, un sostegno per queste famiglie già così gravemente colpite da un'inflazione galoppante che, voglio ricordare, ha raggiunto il 12%, un'inflazione che non vedevamo più ormai da anni. Le famiglie devono scegliere se comprare la carne, se pagare le bollette, una situazione così grave e insostenibile. Vedersi arrivare delle fatture per il consumo anche stimato, solo stimato, quindi non effettivo, estremamente elevate, addirittura quadruplicate, è assolutamente insostenibile per le famiglie. Noi abbiamo chiesto, quindi abbiamo interloquito con la chiesto un intervento della compagine sociale con Coingas, che è costituita dai sindaci. Quali sono, diciamo, secondo voi i casi più gravi, insomma, che state seguendo? Sono tantissimi, abbiamo persone monoreddito, pensionati con pensioni al minimo, cioè sono situazioni veramente, veramente insostenibili. Essa deve dare una risposta, anche perché ci raccontano, sappiamo di persone che cercano di contattare il call center, che cercano di contattare gli uffici, ma non ricevono risposte. Extra, che è una società pubblica, deve dare risposte. I vostri uffici possono ancora accogliere qualche segnalazione? No, assolutamente sì, le stiamo ricevendo costantemente, anche ora la posta è piena, lunedì mattina abbiamo persone che verranno al nostro sportello, noi facciamo assolutamente accoglienza, raccogliamo la documentazione, verifichiamo qual è la problematica e quale possa essere la casistica che noi abbiamo già rilevato essere costituita da due macro aree di problematiche. La normativa impone a far data dagli ultimi anni di fare le sostituzioni massive dei contatori con quelli di ultima generazione, o quantomeno con quelli elettronici, quindi che hanno la possibilità, l'obbligo vorrei dire, di essere teleletti, perché i cittadini, gli utenti devono pagare il consumo effettivo, e questo è lo spirito della norma che impone la sostituzione dei contatori, evitando così la discrezionalità dei gestori. E nonostante questo noi leggiamo consumi stimati molto elevati, addirittura che non hanno nulla a che vedere con il consumo poi effettivo che vanno a controllare le persone, ma che non rientrano neppure nello storico dei consumi. Le persone si sono trovate delle fatture, le nuove fatture, con una variazione tariffaria che le persone ci riferiscono non essere stata loro comunicata, e questo è, secondo noi, è assolutamente grave, perché la normativa impone la comunicazione preventiva, perché le persone devono poter scegliere, quindi la comunicazione deve essere chiara, assolutamente chiara, esaustiva e completa quando effettuata, e deve essere obbligatoriamente effettuata, perché gli utenti devono poter scegliere se rimanere con questo gestore, se cambiare gestore o addirittura rientrare nel mercato tutelato, che ad oggi, ricordo, rispetto alle fatture che sono state recapitate, hanno una tariffazione estremamente più conveniente. Prosegue la battaglia di Eleonora Iacono, fondatrice dell'associazione La Gattara, che nella frazione di Ponte alla Piera, siamo nel comune di Anghiari, Val Tiberina, Toscana, ospita in un terreno privato circa 25 gatti. Recentemente, in seguito ad una segnalazione, è stato riscontrato, l'intervento sarebbe stato dei carabinieri forestali, un abuso edilizio. In seguito al presunto illecito, il comune ha emesso un'ordinanza di demolizione di quello che chiameremo impropriamente rifugio, di fatto un casottino di legno in un terreno agricolo privato. Ad essere chiamato in causa, dunque, non solo da Eleonora, ma anche dalle tante associazioni che si sono schierate dalla sua parte, è stato il comune di Anghiari, che risponde dicendo che sarebbe stata proprio Eleonora e altre persone a suo tempo a rifiutare l'affidamento di quella che sarebbe diventata una colonia felina censita, quindi pubblica. Oggi questi animali possono essere qualificati come gatti di proprietà. Intanto grazie per l'intervista. Sì, premetto che conosco bene Eleonora e apprezzo moltissimo quello che fa per i gatti, quindi è una vera risorsa per il nostro comune, su questo non c'è niente da dire. Nello specifico però ricordo che la tutela dei gatti, delle colonie feline, ha uno specifico iter
che nel caso specifico non è stato concluso. Quando io mi sono insediata come assessore era già stato fatto dal comune di Anghiari il censimento delle colonie feline, ai quali dopo più di un anno, devo dire, quando mi sono insediata, ho provato a dare seguito con l'affidamento delle colonie feline. A questo punto alcune gattare, alcune persone che avrebbero dovuto prendere in affidamento le colonie hanno rinunciato, perché prenderle in affidamento comporta anche dei doveri, degli obblighi verso il comune, verso le colonie stesse. Tra queste vi era anche Leonora Iacono, per cui allo stato attuale delle cose è bene chiarire che la colonia da lei gestita si configura come gruppo di gatti privato, sul terreno privato, e non come colonia tutelata dal comune. Sul caso abbiamo sentito anche l'azienda sanitaria competente in caso di colonia censita per l'attività veterinaria, tra cui ad esempio le sterilizzazioni che comunque avvengono nel comune capoluogo. È il sindaco, ci conferma il dottor Fabio Parca, responsabile del servizio veterinario della ASL Toscana Sud-Est, a dover richiedere il riconoscimento della colonia felina, cioè il censimento dei felini randagi nel proprio territorio. La gestione può poi essere effettuata o in proprio o, come ad esempio accade ad Arezzo, grazie alla collaborazione con specifiche associazioni o privati, ma i gatti devono comunque rimanere in territorio pubblico. A seconda quindi della scelta dei vari comuni, conferma Parca, ci saranno più o meno colonie censite. A Sansepolcro, ci dice, non ce ne sono, ad Anghiari un paio. La questione dell'abuso edilizio ovviamente ha un'altra strada che prescinde dal riconoscimento della colonia felina e per la quale Eleonora sta valutando il ricorso al TAR, ma per quanto concerne il benessere dei gatti arriva la mano tesa da parte del comune di Anghiari. Allora, in questo caso inviterei senz'altro Eleonora a confrontarsi con le istituzioni. Lei ha il mio numero di telefono, ci siamo parlati tantissime volte. Sì, ho adottato anche una gattina da lei, quindi ci conosciamo bene. Quindi io la inviterei nel caso a contattarmi, senza dubbio cerchiamo una soluzione insieme. Ovviamente andrebbe perfezionato l'iter di riconoscimento, censimento e affidamento della colonia felina e a quel punto potremmo veramente insieme mettere le energie necessarie a attivare qualche forma di protezione. È vero che in questa zona siamo un po' indietro, questo lo riconosco, ma è appunto, invece che farsi le guerre a vicenda, bisognerebbe lavorare tutti insieme per la tutela degli animali. Un'idea sarebbe quella di un gattile consorziale dell'Unione dei Comuni della Val Tiberina. È un'idea sulla quale ci siamo già confrontati, ma non ancora a livello istituzionale, quindi in questo caso mi farebbe molto comodo l'aiuto di tutte le persone coinvolte. Cultura, spettacoli, fiere e sport, Cortona svela in anteprima le sue carte, presentando il suo cartellone in continua evoluzione. Finalmente riesce a promuovere il calendario degli eventi già fin da febbraio, quindi da inizio anno, e credo che siamo effettivamente il primo comune di tutta la Toscana ad avere il calendario già pronto ad inizio anno. Questo per permettere ai tour operator e a tutti i turisti di poter prenotare nella nostra città. Ovviamente la mostra di Signorelli la farà da padrone, ci saranno tutta una serie di eventi collaterali, ma dal 23 giugno fino all'8 ottobre avremo in città oltre 25 opere provenienti da tutto il mondo, che appunto arricchiranno la nostra città, ma che creeranno una sorta di museo diffuso nel centro storico. Se l'appuntamento dedicato al Signorelli resta la punta di diamante, torneranno in città anche alcuni appuntamenti storici e immancabili, come la Giostra dell'Archidado, il Festival di Fotografia Cortona on the Move, il Festival della Musica Sacra o la Cortona Antiquaria, e si affermeranno anche festival appena affacciatisi in città, come il Nume, il Kilowatt o Cautamente, dedicato alla scienza. Tra le novità in arrivo nel 2023, Cortona Comics. A dare il via alle iniziative, però, ci penserà un appuntamento ormai entrato di diritto tra i classici cortonesi, ovvero Chianina e Sirà. Sì, si riparte con il botto, possiamo dire così, con il marzo 2023, riproponendo Chianina e Sirà, che oramai è diventato per il nostro territorio un appuntamento fisso, con la valorizzazione di due importanti prodotti che ci caratterizzano, vale a dire la Chianina e la Sirà. E saranno tre giorni molto importanti che allieteranno ovviamente turisti e addetti ai lavori nel centro convegni di Sant'Agostino.
Anche lo sport farà la sua parte per attrarre turismo e visitatori in città, con un carnet che si andrà sempre più irrobustendo. Il primo evento sulla mountain bike sarà la Vacialla Bike, ormai evento storico del nostro comune che ogni anno si rinnova e quest'anno partirà dal 9 fino ad arrivare al 12 marzo con grandi novità anche con i bambini e le scuole. Si susseguiranno tantissimi altri eventi, tra cui altri come i Colli Cortonesi, sempre sulla mountain bike, una gara che è partita l'anno scorso ma molto molto importante per la risonanza che ha avuto, che passerà per il centro storico di Cortona, ma poi la Cortonese, poi ci sarà Sport sotto le stelle il 16 giugno, raduni, storic rally, una serie di eventi di tutti i tipi, già ad oggi sono quelli già organizzati per la grande organizzazione, appunto sono quelli ciclistici come anche il Trofeo Val di Pierle che quest'anno vedrà la 22esima edizione, una delle poche gare provinciali di tipo agonistico a livello giovanile. Perdersi significa affrontare quello che non si conosce con gioia, con un po' di disciplina e con la possibilità di trovarsi in difficoltà, quindi trovare anche le risorse per reagire di fronte a una difficoltà. E perdersi anche l'occasione per conoscere quello che non è stato già scritto, che non è stato conosciuto. Che si tratti di partire al seguito di una carovana di saltimbanchi per attraversare il Sahara, oppure affrontare pirati malesi, o ancora esplorare isole proibite in preda a reminiscenze salgariane, Maurizio Serafini è sempre pronto a godersi gli imprevisti. Per fortuna ci siamo persi, l'arte del viaggio imprevedibile è il titolo dell'ultimo suo libro presentato al circo l'artistico da Francesco Maria Rosti. È un grande personaggio, è un giramondo, è un po' sciagurato, ogni tanto si perde, ritorna da qualche parte del mondo sconosciuta, quindi è un grande onore averlo qui stasera. Storie surreali, affascinanti eppure verissime di un globetrotter che esce spesso dalla strada assegnata e con un pizzico di azzardo e poesia offre un inno allo spirito libero e un po' folle di ogni grande viaggiatore. Noi ci dedichiamo alla conoscenza, apriamo gli occhi a qualcosa che non era previsto, non era... non faceva parte della nostra conoscenza. Invece, ecco, la differenza con la vacanza è esattamente quando vai in un posto qualsiasi, un posto dove trovi quello che era già stato programmato, trovi tutto quel mondo da cui il viaggiatore in realtà fugge. Diciamo, quando si esce dalla zona comfort comincia il viaggio. Inaugurate a Levane, nel comune di Bucine, le nuove stazioni fast da 75 kW di ricarica per i veicoli elettrici. Questo è un passo ulteriore verso sempre una mobilità sempre più sostenibile. In via Gramsci, a Levane, nel sito di via Trieste ad Ambra, sono così disponibili due stazioni di ricarica rapida da 75 kW per un totale di 4 punti di ricarica che consentono di ricaricare l'auto in modo comodo e veloce. 4 pole, una fast, quindi avremo 4 punti di ricarica, che in realtà sono 8 prese per la ricarica, disponibili per una sosta più lunga, mentre una fast che avrà la necessità di essere per chi ha la necessità di ricaricare in un tempo molto molto più veloce. Nel comune di Bucine sono così adesso in tutto 10 punti di ricarica, 2 per ogni infrastruttura tra Levane, Ambra, Bucine, Mercatale e Badia Agnano. Questo appunto per dare una risposta a tutti i cittadini che si sono dotati o che si stanno dotando delle auto elettriche. Come sapete, insomma, nel nostro piano strategico il discorso della sostenibilità è uno dei punti primari, stiamo lavorando su questo tema come su altri e questa è una tappa importante che siamo riusciti a fare grazie anche alla collaborazione con Enel che insomma è all'avanguardia, ecco, su questo tema.